Sì, grazie Presidente. Si tratta di una delibera con la quale si approva un nuovo schema convenzione relativo al piano di assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore. Si tratta di una convenzione innovativa nella quale vengono individuate le opere pubbliche e gli obblighi reciproci tra il proponente dell'intervento di attuazione e il Comune di Roma. In particolare la delibera ha una particolare complessità derivata dal fatto che ci troviamo in presenza di una situazione in cui si ha il fallimento, uno degli assegnatari dei diritti edificatori, soprattutto quelli relativi al comparto Z1, comprendono Acqua Marcia Immobiliare, che è in concordato preventivo omologato. La complessità del provvedimento quindi è legata al fatto che per un periodo consistente abbiamo proceduto a una prima novazione degli atti convenzionali, abbiamo voluto guardare nel dettaglio tutto qual era la situazione patrimoniale delle opere pubbliche già realizzate e dell'attualizzazione dei costi delle opere pubbliche non realizzate. Nella delibera, tra l'altro, si identificano in premessa tutti i procedimenti. Scusate se sono io che l'avrei dovuto imparare già da tempo. In riferimento a tutti gli atti pregressi, è una storia molto complessa che ha origine nel 1996 con una cessione di aree per la realizzazione di alcune opere pubbliche e poi formalizzata nel 2004 con un accordo di programma. Nel tempo, come ben sappiamo, abbiamo avuto modo anche in questi giorni di approfondire all'interno della Commissione urbanistica, alcuni degli edifici previsti all'intervento sono stati realizzati, mentre non sono mai stati realizzati i servizi pubblici corrispondenti. Infine, con il concordato preventivo che ha coinvolto alcuni dei gruppi coinvolti nella realizzazione del piano, siamo andati a trattare quindi direttamente con i curatori fallimentari al fine di garantire al Comune di Roma la realizzazione delle opere pubbliche necessarie per il completamento del piano e il reperimento delle risorse mai corrisposte, da corrispondere appunto da parte del curatore fallimentare di Acqua Marcia al momento della stipula della convenzione. Ecco, credo che questo sia un atto che è spesso sfuggito all'interno dei dibattiti di questi giorni e quindi lo vorrei illustrare bene. Non c'è, per la prima volta il Comune di Roma si interpone in un fallimento arrivando ad avere in contanti la corresponsione degli oneri dovuti invece di affidarsi a nuovi contratti, nuove fideiussioni, nuovi sistemi pattizi. Quindi la somma di 16.800.000 euro circa dovuta dalla società Acqua Marcia per le opere mai realizzate verrà corrisposta direttamente al Comune di Roma al momento della stipula della convenzione. Questo, ripeto, è secondo noi un atto molto importante. L'importo è dovuto a saldo delle obbligazioni e quindi permetterà poi lo svincolo degli edifici all'interno di tutto quello che sarà poi il processo fallimentare dell'Acqua Marcia. In particolare, all'interno della convenzione vengono individuate poi tutte le opere pubbliche che saranno realizzate in attuazione del cosiddetto comparto Z2, che è quello della Feria dei Ricigliori, proponente che invece non è in procedura di fallimento, e l'elenco delle opere è stato anche questo oggetto di un'attenta valutazione anche con tutti i dipartimenti coinvolti del Comune di Roma. Abbiamo letto in questi giorni che si vocifera di cancellazione, diminuzione di servizi. Questa assolutamente è una notizia che non reputo vera. Abbiamo rivalutato, anzi riattualizzato tutti i costi e anche verificato che alcuni di quei servizi che erano inseriti in una convenzione del 2004 fossero tuttora validi. Quindi insieme delle opere pubbliche sono previste importanti opere di adeguamento del sistema stradale e vengono eliminate invece alcune opere
che all'epoca erano reputate importanti e oggi reputiamo non più, diciamo, fondamentali per la realizzazione dell'intervento. Un altro dato importante è che la novazione di questa convenzione avrà 120 giorni di validità, all'interno dei quali quindi dovranno essere versati gli oneri, nonché i 120 giorni sono necessari per l'approvazione in conferenza dei servizi dei progetti definitivi da allegare all'atto convenzionale. Altro atto molto importante è che la spesa, diciamo, la destinazione dei 16.800.000 euro sarà oggetto di un processo di partecipazione per decidere insieme ai cittadini quali dovranno essere le opere da destinare, diciamo, alla realizzazione all'interno del territorio. Ovviamente sarà un processo di partecipazione che sarà organizzato poi successivamente a cura, diciamo, dei dipartimenti coinvolti e che vedrà lo svolgersi di un processo, appunto, secondo modalità molto importanti. Quindi fondamentalmente la delibera che si pone oggi in votazione propone di approvare lo schema di convenzione innovativa che è allegato alla stessa delibera e quindi di stabilire gli impegni reciproci tra le parti coinvolte e che assommano in totale, oltre ai 16.800.000 euro citati in contanti, ad altre circa 10.500.000 euro di opere da realizzare direttamente. In totale l'importo complessivo degli oneri che siamo riusciti a recuperare in una situazione in cui ci stavamo preparando ad andare incontro a eventuali contenziosi all'interno di una procedura fallimentare, delle quali non è questo il luogo per descrivere gli evidenti difficoltà e percorsi tortuosi, crediamo che con questa delibera si ristabilisca un interesse pubblico importante con il recupero di circa 31.200.000 euro di oneri tra opere e introiti per somme direttamente introitate dall'amministrazione. Pertanto si propone di approvare lo schema di convenzione, di approvare l'individuazione delle opere pubbliche individuate ed elencate all'interno della delibera, di autorizzare alcuni trasferimenti gratuiti, in quanto alcune delle opere pubbliche già realizzate sono state già restaurate, diciamo, in quanto gran parte di queste opere erano state realizzate, ricordiamo, nel corso degli ultimi 15 anni, quindi versavano in stato di degrado e ci sono voluti ulteriori somme per rimetterle in stato di agibilità, per cui tra questi un parcheggio interrato già realizzato. Ripeto, la proroga avrà un'efficacia della convenzione originaria, quindi la nuova convenzione dovrà essere stipulata entro i 120 giorni che sono necessari all'approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche, di individuare anche i termini per i completamenti anche del residuo ambito Z2, ma soprattutto, ripeto, di stabilire che le risorse pari a 16.889.000 euro dovranno essere corrisposte contestualmente alla sottoscrizione della nuova convenzione, che saranno a saldo di tutte le obbligazioni connesse e dei titoli edilizi rilasciati e che saranno finalizzate in tutto o in parte per la realizzazione di opere e interventi correlati agli ambiti urbanistici di riferimento. Infatti, se non avessimo proceduto in questo senso, il rischio evidente era che il territorio rimanesse senza servizi e con cantieri aperti, edifici in stato fatiscente, probabilmente anche oggetto di occupazione. Ricordiamo che il cosiddetto bidet, lo vogliamo chiamare così anche noi, diciamo gergalmente come lo chiamano i romani, cioè l'albergo sul viale Giustino Imperatore, è oggi controllato da guardie di sicurezza, in quanto già in passato oggetto di occupazione e atti vandalici, quindi versa in una situazione veramente di degrado. Quindi speriamo che tutto questo lavoro fatto e la delibera, la nuova convenzione ci aiutino a chiudere una ferita che oramai ha quasi 20 anni. Non ho ulteriori approfondimenti da aggiungere, rimarrò qui e sono a disposizione per il successivo dibattito. Grazie. A lei, assessore.